tutti, buongiorno, è davvero una ritualità straordinaria quella di poter sottolineare il percorso che la RAI e il Carnevale hanno fatto assieme in questi anni, notando anche alcuni artisti che stasera si esibiranno sul palco. Possiamo dire che vogliamo dare un premio a una super band della comunicazione, dell'informazione, che nelle sue varie strutture ha seguito e segue, come accade in queste ore, come accadrà tra poco, la nostra manifestazione. È una storia importante perché poi è la storia dell'Italia. La RAI ha raccontato la storia che ci circondava, che faceva riferimento ai nostri giorni e che poi diventa un racconto del Carnevale, che anche esso stesso è storia, perché il Carnevale ogni anno riesce a raccontare, a evidenziare quelli che sono gli aspetti dei tempi, delle situazioni che accadono attorno a noi. Ieri sera abbiamo avuto, che oggi hanno accolto il nostro invito, quindi un premio significativo anche per le personalità che negli anni hanno ricevuto questo premio con la Marco d'Oro. La Fondazione Carnevale e l'amministrazione comunale di Viareggio ovviamente si onorano quindi di poter consegnare il premio con la Marco d'Oro 2014 alla RAI, Radio Televisione Italiana. Un riconoscimento con cui la città di Viareggio vuole testimoniare la più profonda gratitudine per il contributo che la televisione pubblica italiana ha dato nel far conoscere il grande spettacolo del Carnevale di Viareggio. Il sodalizio RAI Carnevale di Viareggio, nato con la nascita della televisione italiana appunto nel 1954, ha consentito di anno in anno di esaltare la vivacità culturale del nostro Carnevale e di farlo apprezzare da 32 milioni di italiani. Grazie alla RAI, grazie al Carnevale, che attraverso le capacità artistiche e l'ingegno dei costruttori si è fatto interprete dei grandi temi d'attualità, descrivendo attraverso la lente della satira Viareggio, l'Italia e il mondo con una particolare ironia sempre intrisa di verità. Oggi custodiamo un patrimonio di immagini che documentano la storia del costume e della politica del nostro paese. E questo è il senso, proprio l'estrema sintesi della motivazione. Ma sono a Viareggio e io non ho difficoltà a dirlo, a Viareggio mi trovo un po' a casa. Sono tanti momenti della mia vita che mi legano e mi hanno legato a Viareggio e sono stati tutti momenti speciali. Il primo, una vacanza con i miei genitori da bambino, un momento speciale forse non ancora, ma come si dice, alcuni momenti lo diventano solo perché i genitori poi li perdi, non li hai più. Mi ricorda Viareggio un periodo bellissimo della mia vita, personale e professionale. Ha detto bene, la Coppa Carnevale di calcio. Ho cominciato qua a muovere i miei primi passi professionali, seguendo proprio il torneo. Erano tempi, stiamo parlando degli inizi degli anni 70, per cui insomma da giovane cronista, quando mi fu proposto di venire qua, io accettai questo incarico, come oggi un giovane barbatello cronista potrebbe accettare l'invito di andare a seguire un campionato del mondo a Rio de Janeiro. E poi la differenza tra Rio de Janeiro e Viareggio è poca. Abbiamo il mare, abbiamo la spiaggia, abbiamo un bellissimo lungomare, abbiamo le maschere, abbiamo il carnevale, abbiamo anche qualche bel bikini da esibire, insomma mi pare che gli ingredienti ci siano tutti. E quindi questo è stato un altro momento speciale della mia vita. Un altro ancora, quando ho avuto l'onore di ricevere quello che a mio avviso è uno dei premi giornalistici legati allo sport più importanti in assoluto, vale a dire il premio Bruno Rodi. Insomma, mi venivano i brividi soltanto a leggere l'elenco, l'albo d'oro dei premiati, e tra loro, dal 1997, c'è anche il mio nome. E poi, insomma, Viareggio è sempre Viareggio da un punto di vista
come dire, di socialità, di divertimento, di apprezzamento, abbiamo ricordato la bussola, insomma, periodi estivi in cui si scappava dal ritiro del Ciocco. Io seguivo una squadra in particolare in quegli anni, che era la Lazio, che era il ritiro al Ciocco, e la notte di Ferragosto mi costrinsero alcuni giocatori a prendere la mia macchina, perché loro ovviamente non l'avevano, e venire giù spediti dal Ciocco qui a Viareggio per andare a sentire un po' di musica. Apro parentesi, finimmo la benzina e nell'ultima rampa del Ciocco li ho costretti a scendere e a spingere la macchina. Ma sono fatti assolutamente veri e che appartengono alla mia memoria e che, ripeto, sono indelebili nell'album fotografico della mia esistenza. Vabbè, non vi voglio deviare ulteriormente. Io ringrazio ovviamente a nome dell'azienda, a nome del direttore generale Gubitosi, e quindi vi leggo questo suo brevissimo messaggio. La televisione e il Carnevale di Viareggio festeggiano quest'anno 60 anni di storia e di ricordi. Sono molto felice e vi ringrazio per aver assegnato alla RAI il premio Burlamacco d'Oro, un premio che unisce RAI e il Carnevale di Viareggio dopo 60 anni dalla prima diretta televisiva della manifestazione, che ha permesso a tanti italiani di assistere anche da casa a questo importante evento. Il Carnevale di Viareggio, per l'estro e l'intelligenza delle maschere e dei capi che sfilano, costituisce una delle eccellenze del Made in Italy, un prodotto di grandissima attrattiva popolare e costume da custodire e da salvaguardare. RAI e Carnevale di Viareggio da 60 anni insieme, è la prima tappa di un viaggio ancora lungo e virtuoso. Luigi. Questa, noi abbiamo scelto una scaletta di brani che dovrebbero teoricamente sonorizzare i vostri carri. Naturalmente sono canzoni di festa, quindi d'allegria, e abbiamo cercato di piacere un po' a tutti, nel senso che anche i giovani, quindi comunque vedono delle cose anche abbastanza moderne, cioè nuove, utilizzando appunto queste cantanti e cantanti che saranno gli ospiti. Concerto di un'ora e un quarto, un'ora e mezza, ecco, avrà dei momenti anche liberi, nel senso che ci sarà proprio un'idea di festa ed è, secondo me, adattissima per quello che è appunto la giornata. Il tempo sembra che funzioni, non ne parliamo, funziona. E noi un po' che suoniamo insieme, adesso ti racconto questa storia, abbiamo fatto tante cose, è rimasto solo Marco Castellani che suonava con le vibrazioni, io suono con lì a voi da 20 anni ormai, e siamo trovati, quindi siamo una band eterogenea, nel senso che viene da mondi diversi, e unendoci e creando un suono particolare siamo riusciti ad ottenere un suono diverso, e lo stiamo portando in giro da un po' di anni. E la cosa che mi piace di più sottolineare, l'abbiamo visto, è che vi diverti. Eh no, certo, assolutamente. Intanto essere qui con la super band è un'occasione che non capita tante volte, non siamo abituati per niente, è un'emozione grandissima. E poi essere al Carnevale di Viareggio, io personalmente non l'ho mai visto, non so voi, sono stata a Viareggio ma il Carnevale come occasione mi mancava, quindi stamattina ho visto passare un po' dietro le quinte i primi carri e sono esaltata. Buongiorno a tutti. No, per me è un'emozione assurda essere qui, ma soprattutto con loro, perché sono una band, faccio un po' di beatbox, invece della solita intervista. Gentlemen,
oggi, e non ero mai stata neanche io né a Viareggio, né tantomeno nell'occasione del carnevale, e sono molto emozionata. Abbiamo noleggiato dei costumi bellissimi che non vedo l'ora di indossare e di cantare sul palco per voi davanti a questi fantastici carri. È davvero una bellissima iniziativa e organizzata, penso, benissimo.